Nei giorni scorsi la sezione Unitalsi di Sondrio ha festeggiato i suoi 70 anni di attività. L'Unitalsi è l'associazione, o meglio l'Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e ai Santuari Internazionali, un'associazione ecclesiale riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana. Della presenza dell'Unitalsi nel territorio della provincia di Sondrio e di questo importante traguardo dei 70 anni di attività, parliamo con i nostri ospiti, con il presidente dell'Unitalsi Sondrio, Giorgio Lombella, benvenuto, e Grazie. con Lorena Franzin, che è vicepresidente, ci parlerà anche della sua esperienza di volontariato nell'associazione. Presidente, 70 anni sono un traguardo importante. Com'è nata l'Unitalsi in provincia di Sondrio e oggi qual è la vostra realtà? Allora, sicuramente 70 anni sono molto importanti, è un traguardo raggiunto con uno spirito unitalsiano veramente forte. E a Sondrio l'Unitalsi è arrivata nel 1947, a gennaio del 1947, da parte dell'allora Francesco Pomuni, era un socio unitalsiano. Prima era collegato con Como, poi ha avuto l'autorizzazione a staccarsi. E quindi è stato un traguardo iniziale molto, molto significativo. Come abbiamo detto anche nel libro, era un periodo molto particolare perché subito dopo la guerra c'erano molti problemi, molte difficoltà, però questo traguardo è anche frutto di tutti quei sacrifici di allora. L'Unitalsi Nazionale invece è nata nel 1903. Oggi in provincia di Sondrio, cosa vuol dire Unitalsi? Qual è la vostra presenza? Beh, oltre all'impegno prioritario che sono i pellegrinaggi, cerchiamo di affrontare anche il discorso di altre attività collaterali, che sono il trasporto di alcune persone disabili per le visite mediche o per trasporti particolari. Siamo presenti anche presso le case di riposo, per aiuto, per servire durante la giornata. E poi abbiamo un altro impegno particolare che è quello di 15 giorni a Borghetto Santo Spirito, presso l'ex colonia Vanoni, che poi è stata acquisita da parte dell'Unitalsi Lombarda. Tra i 360 volontari della provincia di Sondrio, 180 soci effettivi, c'è Lorena Franzin, che è anche vicepresidente. Com'è nata la sua esperienza nell'Unitalsi? Come ha deciso di avvicinarsi? Allora, io ho deciso di avvicinarmi all'Unitalsi grazie a una mia zia che era malata e grazie a lei sono andata a Lourdes per la prima volta come pellegrina e poi sono ritornata nel 2018 come volontaria. È bello fare volontariato perché è bello stare vicino alle persone che soffrono e riuscire a dare un po' di sollievo e trascorrere con loro delle giornate. Consapevoli che è più bello dare che ricevere. Se lei dovesse rivolgere un messaggio, un appello, proprio per spronare altre persone giovani ad avvicinarsi all'Unitalsi e a accostarsi a questo servizio, cosa vorrebbe dire loro? Che è bello stare con le persone che soffrono perché ti aiutano tanto a crescere a livello spirituale e anche a livello umano. Non a caso, a proposito di giovani, Presidente Lombella, state partendo per un nuovo pellegrinaggio a Lourdes, porterete anche tanti ragazzi di Morbegno. Sì, sono esattamente 30 ragazzi dalle scuole di Morbegno, scuole superiori, a fronte di un progetto giovani che siamo riusciti tramite una professoressa di religione alle scuole superiori di Morbegno a far accettare da parte della scuola, proprio per far fare a questi ragazzi un'esperienza un po' particolare, che sicuramente è uno stimolo anche per affrontare la realtà della vita, insomma, in modo un po' diverso da quello abituale e tradizionale. Questo è il terzo anno e per cui tornano a casa molto soddisfatti e aiutano a trovare nuove persone, nuovi ragazzi che vengono. Ecco, l'Unitalsi ha una presenza storica radicata da 70 anni, però ha bisogno anche di informare maggiormente le comunità della propria presenza sul territorio della provincia di Sondrio. Sì, questo è un po' uno dei motivi per cui siamo anche qua, perché
perché effettivamente sembra una cosa un po' assurda, ma incontriamo spesso persone che dicono: ma che cos'è l'Unitalsi? Chi è l'Unitalsi? Ecco, noi vogliamo dire che siamo presenti Valtellina, Valchiavenna, e tramite le parrocchie noi mandiamo i nostri volantini quando facciamo tutte le attività. Oltretutto, all'inizio dell'anno mandiamo anche una locandina con tutti i nostri appuntamenti annuali, che sono parecchi, perché oltre ai pellegrinaggi nazionali facciamo anche diversi incontri locali, Valpolso, Tirano, Gallivaggio, per cui è un modo per accompagnare queste persone che non possono magari andare fino a Lourdes, le portiamo fuori, portiamo a queste giornate dell'ammalato che sono molto sentite. C'è bisogno dunque di volontari. Abbiamo bisogno sempre più di volontari, anche perché un altro aspetto che dal 2005 stiamo portando avanti è il servizio Protezione Civile Unitalsi, che vuol dire che l'Unitalsi è stata, diciamo, inserita nella Protezione Civile Nazionale per quel carisma che ci caratterizza. Infatti noi quando partecipiamo agli eventi particolari tipo Aquila, tipo Carpi, tipo adesso nel centro Italia, andiamo non tanto per scavare o per aiutare materialmente, ma supportiamo le persone che sono disabili, ma anche le persone che sono rimaste coinvolte in questi problemi, insomma. Lorena, la motivazione della fede, quindi l'apporto, diciamo, di un approccio religioso, spirituale, di fede alla sofferenza, all'accompagnamento di queste persone, quanto è importante? È importante perché aiuta anche nei momenti di difficoltà a capire che noi non siamo soli, che abbiamo una madre che ci aiuta. E ecco, a me piace ogni anno andare a Lourdes proprio per andare con queste persone e fargli capire che non siamo soli, che c'è una madre che ci vuole bene. Grazie dunque a Lorena Franzin per questa sua testimonianza, grazie al presidente dell'Unitalsi Lombella. Siamo in chiusura, Allora, una volevo battuta solo dire finale. che, attenzione, che il nostro servizio dei pellegrinaggi, questo lo dico perché tante volte dicono, ma voi siete cari dal punto di vista economico, ma noi possiamo garantire un'assistenza anche nei pellegrinaggi medica, infermieristica, e le persone che vengono in pellegrinaggio poi sono coperte per qualsiasi problema, qualsiasi rischio. Anche rischi, diciamo, gravi come la morte, perché noi a quel punto facciamo tutto anche in questi casi. E quindi è chiaro che è un costo per l'associazione, ma è l'unica associazione che ha queste caratteristiche. Grazie all'Unitalsi di Sondrio, buon Grazie, compleanno per i suoi grazie, grazie. 70 anni, grazie a voi per averci seguito, buonasera.